L'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Pordenone, Flavio Moro, fa il punto sulle attività svolte dai vigili urbani del capoluogo nel corso del 2011. Noi oggi abbiamo 60 agenti di Polizia Municipale più il dirigente, il comandante Buranel, che operano sul territorio assieme al Comune di Roveredo, dei quali 53 sono agenti, 5 ufficiali e 2 sottufficiali. Nel corso del 2011 sono state fatte 256 interventi di vigilanza a manifestazioni di vario genere. Questo significa che per 256 giornate c'è stata molta parte del personale impegnato, in particolare nelle giornate di sabato e domenica. Abbiamo avuto 303 rilevazioni di incidenti stradali con ritiri di 55 patenti. Abbiamo rilevato violazioni del codice stradale per 19.746 in totale, delle quali alcune anche con rilievi di stato di ebbrezza, 19 in particolare. Sono state fatte anche rilievi di violazioni penali per 363 casi, dei quali 4 con conseguente arresto. Anche nel 2012 gli agenti saranno impegnati su molti fronti, dalla vigilanza sul territorio ai controlli stradali, per mantenere alto il livello di sicurezza attualmente garantito a Pordenone. L'attività ovviamente nel 2012 continuerà ancora più assiduamente. Abbiamo anche avuto l'assunzione nel pordenonese di 3 agenti e più 1 a Roveredo, per cui abbiamo anche potenziato l'attività col personale. Continueremo nella vigilanza, in particolare per quanto riguarda i rilievi del codice della strada nella città di Pordenone, proprio per mantenere quel livello di sicurezza che oggi già ci viene invidiato da altre province.